Un segnale. L'uomo è in attesa di un segnale di vita intelligente proveniente dallo spazio e continua a puntare i suoi occhi verso le stelle con l'aiuto delle più moderne tecnologie. Se pensiamo che la maggior parte delle stelle della Via Lattea ha il doppio degli anni del nostro Sole, 10.000 milioni di anni, allora è sicuramente possibile ipotizzare l'esistenza di civiltà altamente avanzate, civiltà che hanno sviluppato viaggi interstellari. Ecco perché ritengo che sia più che probabile, non solo possibile, ma fortemente probabile, che visitatori extraterrestri stiano esplorando altri sistemi solari, altri sistemi planetari, e che dovremmo realmente aspettarci, nel nostro sistema solare, la presenza di occhi extraterrestri che stanno osservando la civiltà umana. La presenza di UFO nei nostri cieli può essere messa in relazione con la manifestazione di intelligenze aliene? È un interrogativo cui tenteremo di dare una risposta con l'aiuto di scienziati impegnati in questo settore di ricerca. Gli uomini della NASA, ad esempio, con i loro progetti di conquista spaziale, ma anche astrofisici di frontiera come Johannes von Butler. Che civiltà umanoidi siano alla ricerca dell'esistenza di altre civiltà umanoidi nella Via Lattea mi sembra più che verosimile. Ma restiamo nei limiti di una Via Lattea scelta come area in cui viaggiare ed escludiamo civiltà extragalattiche. La possibilità di venire a contatto con civiltà umanoidi è molto consistente. Mi spiego. Prendiamo i nostri astronauti. Se li inviassimo alla ricerca di altre forme di vita, molto probabilmente giungerebbero a scoprire un tipo di vita simile alla nostra. E se un astronauta potesse scegliere di poter visitare un pianeta con una forma di vita vegetale, uno abitato da insetti e un altro da esseri umanoidi, sono certo che la sua scelta cadrebbe sul pianeta in cui è presente una forma di vita umanoide. Quindi non dovrebbe sorprenderci il fatto che i visitatori extraterrestri vengano sempre descritti come umanoidi. Nonostante non sia mai stato ammesso ufficialmente dalla NASA, nel corso delle loro missioni gli astronauti statunitensi hanno osservato, fotografato e filmato numerosi UFO. A bordo della Gemini 4, il 3 giugno 1965, James McDivitt scattò la foto di questo oggetto cilindrico. Durante la missione Gemini 7, nel dicembre 65, Borman e Lovell riportarono l'avvistamento di questi due globi luminosi in volo in formazione. Mercury 1, 20 febbraio 62, John Glenn fotografa questi due oggetti luminosi. Durante la missione Gemini 11, il 13 settembre 66, Pete Conrad e Richard Gordon osservarono questo agglomerato di UFO in volo a poca distanza dalla loro navicella. Nel corso della missione Apollo 11, il 19 luglio 69, Neil Armstrong e Buzz Aldrin dapprima fotografarono questi due UFO in orbita attorno alla Luna, quindi li filmarono e riferirono l'avvistamento al Centro Spaziale Johnson di Houston, dichiarando che gli UFO li stavano accompagnando verso la Luna. Non deve stupire che molti astronauti abbiano effettuato riprese a titolo personale durante le loro missioni. Questa lunga sequenza, girata da James McDivitt, mostra le capacità acrobatiche di un UFO. Gli avvistamenti si ripetevano così regolarmente da diventare una consuetudine con cui dovettero convivere. Ma ovviamente per loro non è mai stato possibile parlarne con il pubblico. Uno dei primi ad aver rotto il silenzio è stato l'ex astronauta, astronomo e professore di fisica dell'Università di Princeton, Brian O'Leary.
E in base alla mia esperienza, alle ricerche e agli esperimenti scientifici, posso affermare che il fenomeno UFO e una serie di altri fatti accertati fanno parte della nostra realtà, per quanto incredibili possano sembrare. Luna, 21 luglio 1969, ore 4:57. Durante la passeggiata lunare, un gigantesco UFO luminoso stazionò sulle teste di Armstrong ed Aldrin. Intanto, in orbita, a bordo dell'astronave Aquila, Collins fotografò questo enorme oggetto luminoso che rimase in vista per lungo tempo prima di sparire improvvisamente. Quest'altro UFO fu fotografato sul mare della Tranquillità, la zona di atterraggio dell'EM. E questo oggetto sigariforme fu fotografato sullo sfondo dei crateri lunari dal modulo spaziale orbitante. Tutto veniva monitorato da Houston, ma come abbiamo potuto appena vedere, certe immagini non giungevano sino a noi, venivano preventivamente filtrate dal centro di controllo e i rapporti di avvistamento di UFO da parte degli astronauti erano automaticamente censurati. Dopo il loro allunaggio, gli astronauti dichiararono più volte che diversi UFO erano ancora presenti a distanza, che erano visibili dai bordi del grande cratere di atterraggio e che continuarono ad essere osservati durante l'intera missione. L'arrivo dell'uomo sulla Luna segna l'alba dell'era spaziale. Per l'umanità si schiudono immensi orizzonti da esplorare, nuove frontiere da valicare. I progetti della NASA includono già missioni di colonizzazione extraplanetaria, a cominciare da Marte. Lo spazio offre illimitate possibilità di crescita. Non è possibile imporre a nessuna forma di vita di arrestare la propria crescita. La gente ha bisogno di progredire, di esplorare nuovi posti e superare nuove frontiere. Lo spazio offre questa possibilità. La Luna, e in particolare Marte, rappresentano nuovi ambienti in cui vivere e costituiranno una speranza per le prossime generazioni, per molti decenni futuri, la speranza che l'uomo continui ad evolversi. Se accadesse il contrario, se non ci muoveremo in questo senso, allora la Terra resterà isolata e noi saremo costretti ad interrompere la nostra crescita in modo completo ed assoluto, arrivando a distruggere noi stessi e il nostro ambiente. Nessuna forma di vita è disposta ad accettare l'idea di bloccare la propria evoluzione ed è chiaro che questo riguarda soprattutto la specie umana, una specie fatta di persone che vogliono crescere e moltiplicarsi. L'origine della nostra esistenza è l'energia che continua a dare nutrimento alla vita. E il proposito della nostra esistenza è di muoverci verso la fonte di questa creazione, attraverso l'espansione dei nostri orizzonti come specie umana. Ma non basta. Esiste un dualismo rappresentato dal fatto che per proseguire la nostra crescita interiore dobbiamo fare passi verso l'esterno. Ho sempre creduto, ed oggi sono assolutamente convinto, che ad ogni passo che facciamo all'esterno ne deve corrispondere uno interiore, nel profondo del nostro io. Per noi non esiste alcun modo per esplorare Marte o l'universo se contemporaneamente non esploriamo anche noi stessi, arricchendo la nostra personalità. Se parliamo di iperspazi, di allargare il numero di dimensioni e del progresso degli scienziati aerospaziali fino ad un livello di tecnologia che consenta di costruire un veicolo iperspaziale, se riuscissimo a sviluppare un veicolo del genere, allora viaggiare nell'universo non significherebbe viaggiare attraverso uno spazio definito, ma piuttosto ruotare in altri spazi limitrofi. Dobbiamo imprimere un movimento di torsione,
piuttosto che procedere come un proiettile verso un altro spazio-tempo. Basta semplicemente ruotare in avanti e poi indietro ed il gioco è fatto. Il controllo di questo movimento consente di partire da qui e di raggiungere la terza e la quarta dimensione ed oltre, e poi ritornare indietro nella nostra, nel nostro spazio-tempo, e così si possono saltare varie galassie e si può viaggiare fra una galassia e l'altra. Una terza soluzione può essere data dalla smaterializzazione. La fantascienza ha sempre fatto riferimento a questa possibilità. Sebbene al momento ci possa sembrare un'utopia, nel futuro potrebbe essere possibile smaterializzare un veicolo spaziale, trasformarlo in energia pura e poi proiettarlo alla velocità della luce in un altro sistema solare, dove si materializzerebbe di nuovo, si ricostituirebbe, rendendo possibile la copertura di queste distanze enormi. In un modello iperspaziale, girando ad angolo retto, perdiamo una dimensione. Girando su tre angoli retti, si perdono tutte e tre le dimensioni. È questo il caso in cui si può avere una smaterializzazione completa. Per la nostra fisica, nel girare di una dimensione, quella dimensione viene persa ed essa appare come una superficie piana, con una forma luminosa. Pensiamo agli avvistamenti di UFO. Circa l'83% dei casi è costituito da luci notturne. Per me sono questi i casi maggiormente interessanti. In particolare quelli in cui le forme luminose prima si materializzano e poi si smaterializzano in forme luminose che poi svaniscono. Ci si accorge di questo fenomeno quando vi si assiste. E non solo è possibile descrivere tutto questo matematicamente, ma il fenomeno, sul piano aerospaziale, esiste veramente ed è visibile. In questa fotografia si vedono le stelle attraverso una cosiddetta astronave in fase di smaterializzazione, quindi a mio avviso il fenomeno UFO rientra nel concetto di smaterializzazione. Fra i progetti spaziali della NASA c'è il programma SDI, Iniziativa di Difesa Strategica per le Guerre Stellari, iniziato durante la presidenza Reagan nel clima di disgelo con l'ex Unione Sovietica. Sino alla fine degli anni Ottanta il ruolo della NASA aveva palesato fini esclusivamente scientifici. Il vero obiettivo a lungo raggio è la costruzione di una stazione aerospaziale. Alla NASA abbiamo lavorato a lungo a questo progetto. Abbiamo iniziato nei primi anni 60, diretti dal dottor Werner von Braun e da altri esperti. L'obiettivo era di ampio respiro, andare oltre la Luna ed anche oltre Marte. Poi ci siamo fermati e solo il 20 luglio 1989, nel 20° anniversario della missione dell'Apollo 11 sulla Luna, il presidente Bush propose un nuovo programma a largo raggio con l'intento di ritornare sulla Luna per poi raggiungere Marte. Per gli Stati Uniti si trattava di un impegno a lungo termine che prevedeva una fase di installazione di una stazione spaziale che sarebbe stata utilizzata come banco di prova, come laboratorio per sperimentare nuove tecnologie. Lo spazio serve per sviluppare queste tecnologie, ma certo, finché continuiamo a stare sulla Terra, possiamo semplicemente parlarne. Per quanto riguarda il tipo di tecnologia da utilizzare per quella che viene definita SEI, cioè Iniziativa di Esplorazione Spaziale, la NASA ha effettuato e conduce studi e ricerche per definire la tecnologia da usare come sistemi di propulsione e sostentamento, materiali e strutture, energia e comunicazioni. È un'attività che coinvolge diversi settori. Si sperimentano le tecnologie già in nostro possesso, le più moderne di oggi, ma anche quelle avanzate, ovvero quelle di dopodomani. Alcune di queste ricerche sono state presentate sotto la spettacolare forma cinematografica della serie Star Trek come frutto della fantascienza, ancora lontane da raggiungere, ma forse le cose non stanno realmente così. Ciò che mi ha spinto a lavorare con Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, è stata la sua richiesta di rappresentare il futuro a 200 anni da oggi, nel modo in cui noi vorremmo che fosse, un futuro molto positivo, con una tecnologia amica e non nemica, la tecnologia come partner degli uomini.
Nel primo film, ad esempio, la navetta Voyager era alla ricerca del suo artefice, del suo creatore. Si trattava di una metafora dell'uomo alla ricerca del suo Dio. La storia della ricerca di Dio. Quindi Roddenberry non a caso richiese la collaborazione della NASA. Voleva mostrare le capacità tecnologiche realisticamente nei film, con una descrizione accurata in termini di fisica, matematica ed astronomia. Il sistema di propulsione dello Star Trek è formato da due elementi principali. Uno è la fonte energetica, che serve solo a fornire energia. È il sistema antimateria, e questo si poteva realizzare. E l'altro è il sistema di propulsione detto warp drive, cioè atto a proiettare l'astronave nello spazio e nell'iperspazio, viaggiando ad una velocità superiore a quella della luce. Noi sappiamo cosa sia l'antimateria, e l'unione di antimateria e materia dà luogo ad esplosioni enormi, che sprigionano una quantità notevole di energia, come indicato nella formula E uguale mc quadro di Einstein. Questo è il tipo di reazione più potente nell'universo, e viene utilizzato dall'astronave Enterprise. Esiste una serie di modelli applicabili ai viaggi spaziali, sia interstellari sia intergalattici. Nonostante ciò, va chiarito che la gamma delle possibilità è talmente ampia da superare senz'altro la nostra immaginazione. Disponiamo dunque di modelli teorici, ma una civiltà altamente avanzata di un altro sistema solare, formatasi molto prima della nostra, può aver già scoperto modi straordinari per viaggiare tra le stelle. È chiaro che per questi esseri viaggiare da Epsilon Eridani al sistema solare è come andare da Londra a New York. Se tutto questo è possibile, perché ostinarsi a rifiutare l'evidenza di manifestazioni aliene alla nostra Terra? Perché rifiutare ancora l'ipotesi che chi ci visita a bordo degli UFO possa rappresentare, almeno in parte, l'avanguardia di una civiltà diversa dalla nostra? C'è chi la pensa in questa maniera e chi si spinge anche più in là. Sono qui per controllarci. Avviarono il loro programma esplorativo circa 2000 anni fa. Sono molto avanzati dal punto di vista tecnico e spirituale. Questi esseri possiedono una tecnica che consente loro di prevedere gli sviluppi dell'universo per secoli. Già migliaia di anni fa sapevano cosa sarebbe successo sulla Terra e quindi si sono preparati. E mentre noi viviamo la nostra vita, molti di loro ora sono presenti nella nostra atmosfera. Ci sono sempre stati, ma adesso la loro presenza si è resa più evidente, perché nell'esaminare il nostro operato hanno capito che abbiamo imboccato la via dell'autodistruzione. Visto dall'alto, da bordo degli Space Shuttle, il nostro mondo appare ancora meraviglioso e immensamente disponibile alla vita. Alla fine la verità dovrà venire a galla. Questo deve avvenire. Secondo me, continuare a negare e avere paura serve solo ad accrescere i problemi. Siamo tutti sulla stessa barca. In un periodo di distensione dei rapporti con l'Unione Sovietica, possiamo attuare una demilitarizzazione radicale della nostra politica estera, destinando ingenti risorse alla conservazione del nostro pianeta e ad aprirci al villaggio globale. Parte di questa nuova realtà riguarda l'ignoto e quindi la possibilità di entrare in contatto con visitatori oltre la Terra e oltre le nostre dimensioni spazio-temporali. Dobbiamo mettere in atto questa nuova apertura in un'atmosfera pacifica e senza recriminazioni. Il nostro governo è della gente, è fatto dalla gente e per la gente e deve partecipare a questo processo di conoscenza, non nascosto, come un'unità segreta e ostile. Io richiedo pertanto che venga istituita un'indagine del Congresso sistematica e non accusatoria sugli UFO e attraverso un cambiamento nella politica di governo a sostegno di ricerche oggettive sugli UFO e su altri fenomeni ad essi connessi. Il filosofo Joseph Campbell ha affermato che viviamo in un'era in cui la nostra ignoranza e la nostra disponibilità sono al termine.
È arrivato il momento di lasciare da parte i nostri timori ed evolvere verso una maggiore consapevolezza di noi stessi e del posto che occupiamo nell'universo. Forse il cover-up è stato applicato nel nostro interesse, forse no. Forse il governo ha sottovalutato le capacità intellettive del popolo americano, decidendo che non era in grado di gestire questa situazione. La verità è sempre la verità, e nulla può modificare questa realtà, né i militari, né il governo, e neanche io. Ad ogni modo, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione dell'intera questione extraterrestre. Un'evoluzione che fino a questo momento ha reso più concreta la realtà degli avvistamenti e degli incontri. Registriamo infatti un numero crescente di casi in cui disponiamo di informazioni sempre maggiori, informazioni rese note dai governi. Sappiamo adesso che per molti anni è stato messo in atto un cover-up, l'abbiamo sempre ipotizzato, ma ora ne abbiamo le prove. Sappiamo che i servizi segreti, non solo degli Stati Uniti, ma anche di altri paesi, hanno letteralmente ingannato il pubblico e molto probabilmente i visitatori extraterrestri sono a conoscenza di questa macchinazione e non sorprende il fatto che negli ultimi anni vengano divulgate informazioni più complete. È possibile che si tratti di una fase preparatoria per arrivare ad un contatto ufficiale. Forse è nello stesso interesse degli extraterrestri stabilire contatti, in quanto oggi l'umanità si trova in una posizione molto difficile. Ciò non significa che dobbiamo dipendere dagli alieni per salvare il nostro pianeta, ma che dobbiamo agire da soli. Ci troviamo in una fase in cui siamo pronti a passare alla fase successiva della scala evolutiva. È un passo fondamentale perché deciderà della nostra sorte, sopravvivere o scomparire. Vedremo tra poco come l'atteggiamento della NASA nei confronti della questione UFO dipenda direttamente dalle decisioni dell'aeronautica militare statunitense, quindi dal Pentagono. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'ormai lontano 1977, all'epoca della presidenza Carter, quando alla NASA venne richiesto da parte di enti investigativi privati di collaborare allo studio del fenomeno UFO, ai fini di declassificare la documentazione sino ad allora tenuta segreta e di pianificare interventi adeguati. La risposta dell'ente spaziale americano fu che il problema UFO era e restava di ordine secondario, in assenza di sostanziali e tangibili prove. Rimase così inascoltata anche la voce dell'astronauta Gordon Cooper, il quale nel 1978 si espresse rispondendo ad un'interpellanza dell'ONU in merito alla necessità di istituire una commissione di studio sul problema. La commissione non venne varata e Cooper pagò di persona. Da quel momento gli fu interdetto il rilascio di qualunque altra dichiarazione in merito agli UFO e il suo lavoro all'interno della NASA fu praticamente bloccato. Ma intanto la NASA aveva acquisito altre prove davvero sensazionali. Prove che, per quanto riguarda Marte, erano state preventivamente occultate e che solo grazie ai ricercatori Molinar e Di Pietro del Mars Research Center di Glendale vennero rese note nel 1979. Esse si riferivano a 3 anni prima, quando con l'invio in orbita attorno al pianeta rosso delle sonde Viking erano state trasmesse immagini inequivocabili della presenza nella regione marziana di Sidonia Mense di strutture apparentemente troppo simmetriche per avere semplicemente un'origine naturale, come la NASA avrebbe ufficialmente dichiarato in seguito. Si trattava delle strutture oggi note come la Sfinge e le piramidi di Marte. Esistono strutture molto misteriose su Marte. Si tratta di piramidi e in particolare di un viso umanoide molto grande, il cui sguardo è puntato verso il cielo di Marte. I risultati delle ricerche effettuate dalle sonde Viking hanno dimostrato che Marte, in passato, possedeva una diversa composizione fisica e di questo abbiamo tutte le prove. Ma oltre a questo ci sono le piramidi. Non c'è la minima possibilità che possa trattarsi di strutture naturali. Sono assolutamente convinto che tali strutture siano artificiali.
Quando si parla di compiere viaggi sulla Luna e su Marte, questo aspetto non dovrebbe essere interpretato in modo errato, cioè come un semplice volo per mezzo del quale delle persone lasciano la propria casa solo perché a loro non piace più dove abitano. No, si tratta in realtà di un ritorno alla Terra, e ciò dovrebbe realmente verificarsi con un processo di integrazione. Sapete perché dobbiamo esplorare i pianeti? Per salvare la Terra. Se andremo su Venere, Marte o Giove, dal confronto con questi pianeti otterremo informazioni preziose che riguardano la Terra. Applicando e sperimentando la planetologia comparata, potremo apprendere nuovi elementi su noi stessi, sulla Terra. Dobbiamo capire che la planetologia, la ricerca sui pianeti, le missioni su Marte o sugli altri pianeti, sono aspetti di cui non si deve occupare qualcuno diverso da noi. Essi fanno già parte di un programma di visione globale di un universo in cui tutto è collegato, dall'inizio alla fine. Torniamo ad una sequenza di filmati targati NASA. Queste immagini furono girate dall'astronauta James McDivitt nel corso della sua missione Gemini 4, il giorno prima che fotografasse l'oggetto cilindrico in orbita terrestre mostrato all'inizio di questo programma. In un filmato girato dall'Apollo 12, un oggetto luminoso sfreccia a velocità elevatissima sulla superficie lunare. Il suo movimento appare più chiaro attraverso il rallentatore e l'ingrandimento. Qui un disco volante, apparentemente di enormi dimensioni e dotato di cupola, si libra sulla Luna. E in questi altri fotogrammi, due dischi volanti appaiono poggiati sulla superficie lunare. Immagini incredibili. I no comment della NASA in proposito non possono bastare. Vediamo questo documento datato 10 novembre 1978. Esso rappresenta la prova inconfutabile dei rapporti fra la NASA e gli apparati militari statunitensi in materia di UFO. In esso si legge testualmente: oggetti volanti non identificati. Le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte per rispondere alle richieste concernenti oggetti volanti non identificati rivolte alla Casa Bianca e alla NASA. La NASA rappresenta il centro di risposta alle richieste pubbliche rivolte alla Casa Bianca in materia di UFO. La NASA non partecipa ad alcun programma di ricerca su questi fenomeni, così come non vi prende parte nessun'altra agenzia governativa. Mentre invece, in questo documento NASA del 1978, di poco successivo a quello precedente, si legge testualmente: i rapporti sugli UFO che entrano nello spazio aereo degli Stati Uniti sono di competenza dei militari nel contesto formale della sorveglianza difensiva. I quattro fotogrammi che vi presentiamo appartengono a una sequenza filmata il 15 settembre 1991 dallo Shuttle Discovery. Nei primi due fermoimmagine in alto, un punto luminoso, un UFO indicato da una freccia gialla, si muove ad altissima velocità da destra verso l'alto. Nel terzo fotogramma, indicato da una freccia rossa, notiamo un flash luminoso con scia sparato sulla traiettoria dell'UFO. Nel quarto, l'oggetto cambia improvvisamente direzione, virando verso destra ed evitando di essere centrato. Le ultime immagini che vi mostriamo sono anch'esse di fonte NASA. Nella prima, il LEM della missione Apollo 11 viene ripreso in compagnia di un globo luminoso che sembra librarsi a distanza. E in queste ultime due foto, scattate dall'Apollo 14 nel 1971, un corpo luminescente caratterizzato da oblò appare sullo sfondo del cratere lunare di Landsberg. Le foto sono state declassificate dalla NASA nel 1996. Torneremo a parlarne.